La Russia è lo stato più vasto al mondo e pensate, si estende su due continenti, l'Europa e l'Asia. È una repubblica federale e il presidente è Vladimir Putin dal 1999 fino ad oggi, 2021. Ha una popolazione di circa 140 milioni di abitanti e la capitale è Mosca, con ben 12 milioni di abitanti. E tra le altre città importanti abbiamo San Pietroburgo, molto importante, Rostov sul Don, Samara, Omsk e Vladivostok, che è famosa soprattutto per la Transiberiana, ovvero una linea ferroviaria lunghissima, pensate, oltre 9.000 km, che da Mosca arriva fino appunto alla città di Vladivostok. La lingua ufficiale è il russo e la moneta è il rublo. La religione invece è cristiana ortodossa. Per quanto riguarda il territorio, questo è per la maggior parte pianeggiante, ma abbiamo catene montuose molto importanti come i Monti Urali, che separano proprio la Russia europea dalla Russia asiatica, e a sud invece abbiamo i Monti del Caucaso. Per quanto riguarda i fiumi invece vi segnalo il fiume Volga, che è il fiume più lungo d'Europa, il Don, teatro anche di molte battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale, e il fiume Moscova, che è il fiume che attraversa la città di Mosca. Tra le pianure più importanti invece c'è il bassopiano sarmatico in Europa e il bassopiano siberiano in Asia. Tra i laghi più importanti abbiamo poi il lago Ladoga e Onega, che sono anche i laghi più grandi d'Europa, e c'è anche il Mar Caspio, che è il lago più grande al mondo, ma è un lago salato. Il clima si divide in tre fasce. A nord abbiamo un clima subpolare, soprattutto nella regione della Siberia, e qui troviamo anche la vegetazione tipica dei paesi del nord del mondo, ovvero la tundra con questi arbusti bassi. Non ci sono alberi proprio perché le temperature sono troppo basse, quindi gli alberi morirebbero e congelerebbero. E la taiga un po' più a sud rispetto alla tundra, con queste foreste di conifere, quindi abeti e pini. E tra gli animali tipici di queste regioni troviamo le renne. Nelle regioni centrali invece il clima è continentale, con inverni lunghi e rigidi ed estati brevi e fresche. Nelle regioni del sud invece il clima è più mite, proprio perché sono bagnate dalle acque del Mar Nero e del Mar Caspio. La storia della Russia inizia dal XII secolo, quando i vichinghi, dalla Scandinavia attraverso i fiumi, fondarono varie città lungo appunto il corso dei fiumi, come Mosca. Nel XIII secolo arrivano i mongoli di Gengis Khan e fondano il canato dell'Orda d'Oro. Nel XV secolo invece abbiamo il primo zar russo, Ivan III, che scaccia appunto i mongoli. E nel Cinquecento abbiamo Ivan IV, ma è molto più famoso con l'appellativo di Ivan il Terribile, che riuscì a estendere i confini della Russia. Arriviamo al 1917, data molto importante perché scoppia la rivoluzione russa, quindi si instaura il comunismo con Lenin e nasce l'URSS, ovvero l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ed aveva un territorio molto più grande e comprendeva addirittura stati come Ucraina, Bielorussia, i paesi baltici, le regioni della Georgia, Azerbaigian e anche altri stati molto grandi come il Kazakistan. Quindi prima la Russia era addirittura ancora più grande. Dopo Lenin inizia la dittatura di Stalin. La Russia poi partecipa anche alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale scoppierà la Guerra Fredda contro gli Stati Uniti e dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 finisce anche l'Unione Sovietica nel 1991. Per quanto riguarda l'economia, la Russia fa parte dei BRICS, ovvero di quei paesi in forte ascesa economica, che sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Nel settore primario è molto importante la produzione di cereali, soprattutto grano, e l'allevamento di renne che abbiamo visto prima al nord. È diffusa anche la pesca nelle regioni del Mar Artico. La Russia ovviamente è ricchissima di risorse minerarie come legname, ma anche petrolio, gas, carbone. La Russia poi è una potenza militare e aerospaziale. Infatti i russi sono stati i primi a mandare un uomo nello spazio nel 1961 con Yuri Gagarin, che poi è diventato un vero e proprio eroe nazionale, e ancora oggi c'è una festa a lui dedicata. Ma abbiamo poi personaggi molto noti anche nel campo della musica come Tchaikovsky e della letteratura con Dostoevskij e Tolstoj.
Negli ultimi anni poi si è molto sviluppato il settore del turismo e assolutamente da visitare sono le città di Mosca e San Pietroburgo. San Pietroburgo, che è un'importante città portuale e culturale, infatti ospita uno dei musei più visitati al mondo, che è il Museo dell'Ermitage. Mentre a Mosca abbiamo la famosa Piazza Rossa, che unisce la Basilica di San Basilio, famosissima per la sua architettura e i suoi colori, e il Cremlino. Il Cremlino è una cittadella fortificata che è sede delle istituzioni russe. E infine vi segnalo uno dei simboli della Russia, ovvero le matrioske, che sono queste bambole di legno fatti di vari pezzi che si mettono uno dentro l'altro.